Vagabonda per il Signore di Corrie ten Boom. Capitolo 25. Dov'è il mio primo amore? Apocalisse, capitolo 2, verso 4. Ma ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Dopo aver girato il mondo per 25 anni come vagabonda per il Signore, mi ammalai. A 73 anni il mio corpo si era stancato. Un medico mi esaminò e disse: «Signorina ten Boom, se continua di questo passo, non potrà certamente lavorare molto a lungo. Ad ogni modo, se si prende un periodo di riposo di un anno, forse potrà lavorare ancora per altri anni». Consultai il mio signore. Egli mi disse molto chiaramente che questo suggerimento del medico era nei suoi progetti. Mi venne in mente che potevo trascorrere quell'anno di Shabbat a Luesa, in una bella casa in Uganda, nell'Africa orientale. Parecchi anni prima avevo contribuito a fondare quel posto perché fosse adoperato come casa di riposo per missionari e altri operai del Regno di Dio. Ora il pane che avevo gettato sulle acque mi tornava indietro. Feci i miei progetti e ben presto Connie ed io eravamo sistemate al sicuro in Africa. Luesa era un paradiso, costruita su una collina nel mezzo di un giardino che doveva certamente somigliare all'Eden e a sud guardava sul lago Vittoria. Il clima era ideale, dato che c'erano molte scuole, chiese, prigioni e gruppi cristiani a Kampala, la città più vicina. Potevo parlare in due o tre riunioni ogni settimana. Così, mentre il mio corpo riposava, lo spirito rimaneva attivo. Il più grande piacere mi derivava dal dormire ogni notte nello stesso letto. Negli ultimi 20 anni avevo dormito in più di 1000 letti diversi, sempre servendomi solo del contenuto delle mie valigie. Quell'anno riposai, misi le mie cose in un cassetto, appesi i vestiti in un armadio e, soprattutto, ogni notte poggiai il capo sullo stesso cuscino. A novembre l'anno sabbatico finì. Connie ed io prendemmo una carta geografica del mondo e la distendemmo sul mio letto, seguendo un rituale ormai ventennale, per fare progetti per l'anno successivo. Dapprima ascoltammo i piani di Dio, quindi li controfirmammo. Ciò era diverso dal metodo che usavo una volta, quando elaboravo il mio proprio piano e quindi domandavo a Dio di approvarlo. Il nostro desiderio era di essere programmate dallo Spirito Santo. Il piano di Dio appariva molto buono a Connie. Avremmo trascorso 3 mesi in diversi paesi dell'Africa, 2 mesi in America e 3 in Europa orientale, oltre la cortina di ferro. «Gesù, ti ringrazio», disse Connie, «ma nel mio intimo non ero troppo soddisfatta. Connie era giovane, molto più giovane di me, le piaceva viaggiare, ma io stavo diventando vecchia ed ero ancora piuttosto stanca». Appena Connie fu uscita, mi rivolsi al Signore. «Io preferirei restare qui», dissi testarda. «C'è tanto da fare a Kampala e a Entebbe, le 2 città più vicine. Io lavorerò per te. Desidero tenere riunioni ogni giorno, dare consigli, scrivere libri, ma per piacere lasciami dormire ogni notte nello stesso letto. Tutti comprenderanno che alla mia età devo assumere impegni più leggeri». Mi alzai allegra. Questo mio nuovo piano mi rendeva veramente felice. Quindi tornò Connie. Un ministro africano del lontano Ruanda era venuto a visitarci. Incominciò subito col darmi il benvenuto. «Oh, siamo così lieti di sapere che è disposta a venire di nuovo in Ruanda. 5 anni fa ci ha aiutato in modo così meraviglioso quando ci ha raccontato che cosa era stato per lei il Signore nelle sue grandi necessità. Lei ha detto che non era stata aiutata dalla sua fede durante la prigionia perché la sua fede era debole, spesso vacillante. Ha detto che è stato il Signore stesso a sostenerla e lei sa per esperienza che la luce di Gesù è più forte delle tenebre più profonde». Il fratello africano continuò. 5 anni fa, comunque, ciò era per noi una semplice teoria. Nessuno di noi era mai stato in prigione. Ora invece c'è la guerra civile nel nostro paese. Molti di noi sono stati in prigione. Io stesso ho passato 2 anni in prigione. È stato allora che ho ricordato tutto quello che lei aveva detto. Io non avevo la fede di Corrie ten Boom, non avevo neppure fede per me stesso, ma sapevo di poter guardare allo stesso Gesù che ha dato a lei la fede. Egli l'ha data anche a me. E per questo siamo tanto felici che lei ritorni di nuovo in Ruanda. Ma io non ero affatto felice.
Le sue parole erano diverse da quanto avrei desiderato udire. Sapevo che in una simile situazione potevo cambiare argomento facendo una domanda. Forse questa avrebbe indotto Dio a cessare di ricordarmi i suoi progetti per lasciarmi seguire i miei. «Come va la chiesa in Ruanda?» chiesi. «Di quale tipo di messaggio avete bisogno adesso?» Senza esitare neppure un istante, il fratello aprì la sua Bibbia e incominciò a leggere. «All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. Hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato, ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto». Questa freccia trapassò il mio cuore. Non solo il Ruanda aveva bisogno di quel messaggio, ma anche Corrie ten Boom. Avevo perduto il mio primo amore. 20 anni prima ero uscita da un campo di concentramento affamata, debole, ma nel mio cuore c'era un amore cocente, un amore per il Signore che mi aveva così fedelmente assistito lungo il cammino, un amore per la gente che mi stava intorno, un desiderio bruciante di dir loro che Gesù è una realtà, che Egli vive, che Egli è vincitore. Lo sapevo per esperienza, per questa ragione ero andata in Germania in mezzo alle rovine, per questa ragione avevo vagabondato per il mondo per 20 anni. Volevo che tutti sapessero che per quanto in basso noi cadiamo, le braccia sempiterne sono sempre sotto di noi per sostenerci. Ed ora? Ora ero interessata al mio letto. Avevo perduto il mio primo amore. Chiesi al mio fratello africano di continuare a leggere. «Ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto». Improvvisamente la gioia entrò nel mio cuore. Potevo portare il mio peccato, il mio cuore freddo, il mio corpo stanco a colui che è fedele e giusto. Lo feci. Confessai i miei peccati e chiesi perdono. Mi accadde quello che mi accade sempre quando porto il mio peccato a Dio nel nome di Gesù. Egli mi perdonò. Gesù purificò il mio cuore col suo sangue e mi riempì di nuovo con lo Spirito Santo. Mentre l'amore di Dio, il frutto dello Spirito Santo, veniva versato nel mio cuore, ripartì per i miei viaggi, vagabonda per il Signore. Che grande gioia fu sperimentare l'amore di Dio che mi dette fiumi di acqua viva per le moltitudini assetate dell'Africa, dell'America, dell'Europa orientale. Certo, potrebbe essere la volontà di Dio che alcune persone anziane si ritirino dal lavoro. Con tanta gratitudine verso il Signore possono allora godersi la pensione, ma per me la via dell'ubbidienza è di continuare a viaggiare ancor più di prima. Gesù ci avvertì nel Vangelo di Matteo, al capitolo 24, che l'amore di molti uomini si sarebbe raffreddato per l'iniquità costante. È molto facile appartenere a quella maggior parte di uomini, ma la porta del ravvedimento è sempre spalancata. Alleluia. Capitolo 26. Camminare nella luce. Prima lettera di Giovanni, capitolo 1, verso 7. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Le nostre ultime settimane a Luesa si dimostrarono le più fruttuose di tutto il tempo che vi avevamo trascorso, perché fu durante queste poche settimane che imparai un'altra preziosa lezione, la lezione di camminare nella luce. Un pomeriggio Connie ed io eravamo sedute in giardino e stavamo guardando le scimmie saltare da un albero all'altro. Gli alberi e i cespugli erano una massa di colori e di suoni che riempiva il mio cuore della gloria e della grazia di Dio. Ma Connie era scoraggiata. Aveva dato inizio ad un circolo di ragazze a Kampala e aveva trascorso molte ore a lavorare per esso. Ma le ragazze non sembravano interessate. Ero preoccupata per il suo scoraggiamento in quanto avvertivo che era molto più profondo dei problemi che le dava la sua classe. Avevo incominciato a parlarle di ciò quando fummo interrotte da un uomo che stava risalendo la collina. Connie socchiuse gli occhi al sole e quindi esclamò: «È William in agenda!» Che gioia incontrare di nuovo il caro santo africano! Non ho mai incontrato un africano col quale sia possibile ridere e al tempo stesso imparare tanto. Dopo lo scambio dei saluti, William disse:
Quando vi ho viste qua sedute insieme, mi si è presentata alla mente una domanda. Camminano nella luce insieme? Rispondemmo quasi simultaneamente. Oh sì, camminiamo nella luce insieme, siamo una squadra. Proprio in quel momento un ragazzo chiamò dalla casa, c'era un messaggio telefonico per me. Mi scusai mentre Connie e William rimasero a chiacchierare. Connie sedeva in una poltrona di bimini e William si accoccolò sul sentiero, il mento appoggiato sulle ginocchia brune. «Ho qualcosa da confessarti», disse Connie a William. «E di che cosa si tratta?» chiese lui gentilmente. «La tua domanda mi ha stretto il cuore. Devo dirti che non cammino realmente nella luce con zia Corry». Il volto di William si aprì in un largo sorriso e i suoi occhi incominciarono a scintillare. «Così ecco perché Dio mi ha spinto a rivolgervi quella strana domanda». Connie era seria. «Zia Corry è molto più matura di me», continuò. «Ha camminato con Gesù per tanti anni, ha sofferto molto per lui in molti modi. Così quando io vedo delle cose nella sua vita che non sono giuste, esito a chiarirle apertamente con lei». «Oh», fece William sorpreso, «ciò non è giusto. Il Signore vuole che tu sia molto onesta con zia Corry. Questa è una delle ragioni per cui ti ha posta accanto a lei. Dato che essa cammina nella luce, se anche tu cammini nella luce, vi aiuterete a vicenda ad illuminare il sentiero che dovete percorrere». Quella sera, dopo che ci eravamo ritirate insieme nella nostra stanza, Connie sedette sul bordo del letto e disse: «Zia Corry, quel che sto per dirti è molto difficile a dirsi, ma ora mi rendo conto che debbo camminare nella luce». Mi voltai a guardarla. Il suo viso era attirato, aveva un'aria solenne. Una ad una incominciò ad elencare le cose della mia vita che la preoccupavano, cose che io facevo e che non credeva glorificassero Dio. Non era facile per me sentir parlare dei miei sbagli, udire cose che avevano provocato il sorgere di un'ombra nel cuore di Connie. Era meraviglioso che Connie fosse completamente onesta con me. Chiesi perdono per i miei falli che aveva elencato e poi la ringraziai per averli portati alla luce. «Camminiamo sempre insieme nella luce», dissi seriamente. Ma era ancora molto difficile per Connie, era molto più giovane di me e sapeva di dover imparare ancora molte cose. Nonostante avessi espresso il desiderio che lei continuasse a correggermi, lo trovò molto difficile. Lo scontro finale ebbe luogo allorché lasciammo l'Africa per andare in Brasile. Eravamo da poche settimane a Rio de Janeiro, una delle più belle città del mondo. Preparandoci a partire per Buenos Aires, scoprimmo che le nostre valigie superavano il peso. La brava gente di Rio ci aveva fatto tanti regali e le valigie superavano di 20 kg il peso consentito. Andare in Argentina ci sarebbe costato tanti soldi in più. Disfeci i miei bagagli e ripartii la roba in tre mucchi, uno da mandare in Olanda via mare, uno da regalare ai poveri di Rio e il più piccolo da riporre nella mia valigia. Dopo aver finito di riordinare il mio bagaglio, mi affrettai ad entrare nella camera di Connie e disfeci anche la sua valigia. Seguì la stessa procedura ripartendo la sua roba in tre mucchietti reimballando soltanto le cose necessarie. Avevo troppa fretta per accorgermi del silenzio di Connie. Una settimana più tardi, dopo bellissimi giorni trascorsi a Buenos Aires, stavamo camminando lungo un tratto solitario di spiaggia. Stavo godendomi il panorama della baia quando Connie cominciò a parlare. La sua voce suonava sforzata. «Ho promesso a Dio che avrei camminato nella luce», disse. «Debbo chiarire qualche cosa con te. Quando hai rifatto il mio bagaglio e hai deciso che cosa dovevo spedire in Olanda e che cosa potevo portare con me, non ne sono stata soddisfatta». Com'ero stata stupida e priva di tatto interferendo nella vita di Connie. Stesi la mano per prendere la sua. «Sono stata proprio sciocca», dissi. «Perdonami». «Ti perdono», disse Connie. «Come me aveva imparato a non prendere alla leggera il peccato, ma anche ad ascoltare le scuse dell'altra persona, a non trascurarle e a perdonare». Camminammo ancora per parecchio tempo in silenzio e quindi Connie parlò di nuovo. «Sei arrabbiata, zia Corry, sei così silenziosa». Ora era il mio turno di camminare nella luce. «C'è qualche cosa che mi lascia perplessa», dissi. «Perché non mi hai detto immediatamente che eri seccata? Le cose sarebbero state sistemate sul momento e non avresti dovuto trascinare con te questa oscurità per tutti questi giorni. D'ora in poi tutte e due diremo la verità in amore e non lasceremo mai più calare il sole sulle nostre incomprensioni. Fu una buona lezione.
Da allora, finché Connie si sposò nel 1967 e andò a vivere col marito, girammo tutto il mondo, cercando sempre di camminare nella luce. Capitolo 27. Sicuri in Gesù. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 7, verso 8. Ai celibi e alle vedove, però, dico che è bene per loro che se ne stiano, come sto anch'io. Satana tenta in ogni modo di sciupare la pace e la gioia che i servi di Dio provano nel compimento del loro lavoro. Ellen, la mia nuova compagna di viaggio, era venuta con me in un solitario campo di missione in Messico. La nostra ospite era una missionaria nubile sui 40 anni. Una sera, mentre eravamo sole nella sua piccola casa, confessò la sua amarezza e il suo disappunto per il fatto di essere nubile. «Perché mi sono stati negati l'amore di un marito, dei bambini e una casa? Perché i soli uomini che mi abbiano mai dato uno sguardo erano sposati con un'altra?» Per tutta la serata, essa diede sfogo al veleno della sua frustrazione. Infine mi chiese «Perché lei non si è mai sposata?» «Perché», risposi, «il Signore aveva per me altri progetti che non la vita matrimoniale». «Ma si è mai innamorata di qualcuno e poi l'ha perso come me?» chiese con amarezza. «Sì», dissi con tristezza, «conosco la sofferenza del cuore infranto». «Ma è stata forte, vero?» chiese con voce tagliente. «Era disposta a lasciare che Dio disponesse della sua vita?» «Oh no, non al principio», risposi. «Ho dovuto combattere la mia battaglia. Avevo 23 anni, amavo un ragazzo e credevo che anch'egli mi amasse, ma non avevo soldi, ed egli sposò una ragazza ricca. Dopo che furono sposati, egli me la presentò e, mettendo la mano della moglie nella mia, disse: «Spero che voi due sarete amiche». E avrei voluto gridare, era così carina, così tranquilla, così sicura del suo amore. Ma io avevo Gesù. Alla fine andai a lui e pregai: «Signore Gesù, tu sai che io appartengo a te al 100%. Anche la mia vita affettiva è tua. Io non so quali progetti tu abbia per la mia vita, ma, Signore, quali che essi siano, adoperami perché io mi renda conto della tua vittoria in ogni particolare. Io credo che tu possa levare di mezzo tutte le mie frustrazioni e i miei sentimenti di infelicità. Io abbandono di nuovo a te tutta la mia vita». Guardai attraverso il tavolino che ci separava la donna amareggiata che mi stava di fronte. Il suo volto era solcato da rughe e lo sguardo indurito dal rancore. Compresi che stava tentando di sfuggire alle sue frustrazioni. Forse era questa la ragione per cui era diventata missionaria. È triste, ma vi sono dei figli di Dio che partono per il campo missionario per il semplice fatto di non aver potuto trovare un consorte. Ne conosco altri in patria che trascorrono serate lontano dalla loro famiglia partecipando a incontri cristiani solo perché sono infelici e frustrati nel loro matrimonio. Il lavoro, anche il lavoro in terra di missione, può diventare un rifugio sbagliato. «Quelli che sono chiamati da Dio a vivere soli sono sempre felici del loro stato», dissi. «Questa felicità, questa contentezza è la prova della volontà di Dio». «Ma lei ha amato e ha perduto», esclamò. «Pensa che Dio abbia portato via il suo innamorato per far sì che lei lo seguisse?» «Oh no», sorrisi, «Dio non ci porta via nulla. Può chiederci però di voltare le spalle a qualche cosa o a qualcuno che non dobbiamo avere. Dio non porta mai via nulla, Dio dà. Se io stendo la mano per afferrare qualcuno per me e il Signore si mette in mezzo, ciò non significa che Dio vuol togliere, ma piuttosto che vuol proteggerci da qualcosa che non dovremmo avere, perché ha propositi molto più grandi per la nostra vita». Sedemmo a lungo nella penombra della camera. Solo un piccolo lume a petrolio offriva un'esile luce che gettava leggere ombre sulle pareti e sui nostri volti. Ripensai al passato, ricordandomi che ero sempre stata soddisfatta nel Signore. Un tempo, quando avevo 30 anni, Dio mi aveva dato dei bambini, i bambini di alcuni missionari che io allevai. Betsy, mia sorella, li nutriva e li vestiva, mentre io ero responsabile dei loro svaghi e della loro educazione musicale. Li ospitavamo nella nostra casa in Olanda e io provavo una profonda soddisfazione nel vederli crescere. Trascorrevo anche molto tempo a parlare e a testimoniare in diversi circoli di ragazze. Ma non era il lavoro che portava all'equilibrio nella mia vita.
perché il lavoro non può equilibrare i nostri sentimenti. Io ero equilibrata perché la mia vita era concentrata sul Signore Gesù. Molte persone tentano di far tacere certi loro sentimenti buttandosi nel lavoro, negli sport, nella musica o nelle arti, ma quei sentimenti ci sono sempre e alla fine, come accadde a quella missionaria, emergono alla superficie, ribollendo, per esprimere risentimento e infelicità. Guardai Ellen, la mia accompagnatrice. Ellen è una bella ragazza olandese sui 30 anni, alta, bionda e nubile. Tuttavia ha imparato il segreto di una vita equilibrata. Io credo che Dio mi abbia destinata, prima ancora che io nascessi, a una vita da nubile, ma per Ellen la cosa è diversa. Essa non crede che Dio l'abbia destinata a vivere da sola, ma piuttosto che un giorno, al tempo stabilito da Dio, si sposerà. Fino a quel momento, un anno o 30 anni, so che rimarrà sicura in Gesù, anche senza un marito e dei bambini. Mi rivolsi alla missionaria. Vi sono alcuni come me che sono chiamati a rimanere nubili, dissi sottovoce. Per loro è sempre facile perché sono soddisfatti per natura. Altri, come Ellen, sono chiamati a prepararsi per un matrimonio tardivo. Anch'essi sono benedetti perché Dio adopera gli anni intermedi per insegnare loro che il matrimonio non è l'unico rimedio all'infelicità. La felicità sicura si trova soltanto in una relazione equilibrata con il Signore Gesù. «Ma è così difficile», disse con le lacrime agli occhi. «È vero», ammisi. «La croce è sempre pesante da portare. Come sta scritto in Colossesi, capitolo 3, verso 3, poiché voi moriste e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Mia cara figliola, non esiste maggior sicurezza. La parte di te che si legherebbe a un marito va considerata morta. Ora con Cristo puoi vivere una vita in cui sarai felice con o senza marito. La tua sicurezza è soltanto in Gesù». Non so se mi abbia veramente capito, perché spesso orientiamo i nostri pensieri su qualche cosa che pensiamo ci potrà rendere felici: un marito, dei bambini, un particolare tipo di lavoro o finanche un ministero, e ci rifiutiamo di aprire gli occhi su quanto ci suggerisce Dio. In effetti, alcuni credono così fortemente che solo le loro scelte possano renderli felici che respingono lo stesso Signore Gesù. La felicità non si trova nel matrimonio, nel lavoro, nel ministero, nei bambini. La felicità si trova in Gesù. Capitolo 28. Io ho un gran popolo in questa città. Vangelo di Luca, capitolo 10, verso 1. Dopo queste cose, il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo. Il mio secondo viaggio a Cuba fu molto diverso dal precedente, perché questa volta Cuba era nelle mani dei comunisti. Mi accompagnava Ellen ed eravamo venute dal Messico con le nostre valigie piene di libri. Alcuni amici ci avevano detto che i comunisti a Cuba bruciavano le Bibbie e confiscavano la letteratura cristiana, così non ero del tutto sicura che ci sarebbe stato consentito di portare tutti quei libri con noi. Avevamo anche sentito dire che la maggior parte delle chiese erano state chiuse e che molti cristiani erano in prigione, alcuni di questi per aver fatto circolare della letteratura cristiana. Così cercammo di essere molto caute. Alla dogana, a La Habana, il funzionario indicò le mie valigie. «Che cosa sono questi libri?» chiese. «Sono stati scritti da me», risposi. «Li regalerò ai miei amici». Il suo sguardo si rannuvolò e ne prese in mano uno. Il cuore incominciò a battermi furiosamente. «Oh, Signore», pregai fra me, «che cosa debbo fare?» Poi udii me stessa dire sfrontatamente: «Vuole uno dei miei libri? Ecco, le farò un autografo». Il funzionario doganale alzò lo sguardo. Presi il volume dalla sua mano, scrissi il mio nome sul frontespizio, quindi glielo restituì. Sorrise e mi ringraziò. Diede ancora un'occhiata alla mia valigia piena di libri, annuì e ci fece segno di passare la linea di confine. Chiusi la valigia e uscii sulla strada. Alleluia, il miracolo era accaduto. Ma perché eravamo lì? Che progetti aveva il Signore per noi su quell'isola? Erano stati messi in prigione tutti i nostri vecchi amici? C'era ancora qualche chiesa aperta? Questa e molte altre domande si affollavano nella mia mente entrando in città. Una limousine della Intourist ci portò nel cuore di La Habana, dove affittammo una camera in un albergo.
Dopo esserci rinfrescate, scendemmo in strada con la speranza di incontrare qualche cristiano. Ma come trovare dei cristiani in una città straniera quando non se ne conosce neanche la lingua? Passeggiammo avanti e indietro sperando che Dio ci indicasse qualcuno cui parlare, ma non ricevemmo nessun suggerimento. Infine mi avvicinai ad un vecchio che stava appoggiato al muro di un edificio. Mi pareva avesse un volto gentile e gli chiesi se sapesse indicarci una chiesa. Si strinse nelle spalle, poi, facendoci cenno di aspettare, si avviò verso un telefono pubblico lungo la strada. Ellen ed io rimanemmo ad aspettare in preghiera. Stava chiamando la polizia? Avevamo violato una legge? Ci avrebbero messo in prigione? Quindi ci rendemmo conto che stava chiamando qualcuno dei suoi amici per domandare se sapessero dove trovare una chiesa. Nessuno sapeva niente ed egli ritornò indietro a dirci che non poteva esserci d'aiuto. Eravamo scoraggiate e per peggiorare le cose incominciò a piovere. Né Ellen né io avevamo un impermeabile e ben presto eravamo bagnate fin sulla pelle. Avevamo camminato per delle ore ed ero esausta. «Ellen, prendiamo un taxi?» chiesi. «Bene, zia Corrie, ci vuole un miracolo. Ad ogni modo sappiamo che tutte le cose sono possibili a Dio». Trovai una piccola panchina e mi sedetti, mentre Ellen proseguiva lungo la strada in cerca di un taxi. Guardai verso il mare. Mi sentivo come se fossi appena uscita dalla risacca, tanto ero bagnata. Pensai alle parole dell'autista della macchina di prima che ci aveva prelevata all'aeroporto. «Questo è l'ospedale», aveva detto mentre vi passavamo davanti. «Tutti coloro che sono ammalati possono andare lì e non costa un centesimo. Qui c'è un cimitero. Quando morite vi seppelliamo e anche questo non costa nulla ai vostri parenti». Ero stata in molti paesi, ma questo era il primo dove mi era stato offerto di seppellirmi. Sapevamo che il Signore ci aveva mandato a Cuba, ma non avevamo idea di quale fosse la nostra missione. Dove erano le chiese? Ne avevamo vista qualcuna, ma erano chiuse. C'erano addirittura cespugli ed erbacce davanti alle porte. Avevamo tentato di telefonare a qualche cristiano, ma quelli che conoscevamo avevano cambiato domicilio. Aspettavo seduta, mentre la pioggia scorreva sul mio viso. Quindi udii una macchina fermarsi dinanzi a me. Scorsi il volto di Ellen al finestrino di un veicolo antiquato e arrugginito. «Zia Corrie!» gridò, superando il rumore della pioggia. «Sono di ritorno!» Mi avvicinai zoppicando al taxi e mi sedetti sul sedile posteriore. «Attenzione a dove metti i piedi!» mi avvertì Ellen ridendo. «Potresti toccare l'asfalto!» L'auto ci portò al nostro albergo, dove ben presto indossavamo degli abiti asciutti, mentre gli indumenti bagnati furono appesi nel bagno. Il loro sgocciolio ci ricordava il nostro insuccesso sulla strada. Adoro camminare con Gesù. È vita. Ma dopo 8 decenni mi rendevo conto di non essere più tanto giovane e nei momenti di sconforto mi incominciavo a sentire vecchia. Ellen non poté dormire quella notte. Era previsto che rimanessimo a Cuba 2 settimane, ma non riuscivamo a trovare nessun cristiano. Che cosa avremmo fatto? Si alzò nel bel mezzo della notte e pregò: «Signore, dammi una parola in modo che io possa sapere che non siamo venuti in questo paese invano». Seduta sul bordo del letto, prese la Bibbia che aveva appoggiato su un tavolino. Incominciò a leggere da dove si era fermata la sera precedente. Aveva imparato che Dio non vuole che i suoi figli siano paurosi e il miglior modo per superare la paura è affidarsi alla parola di Dio. Lesse quindi Atti capitolo 18 versi 9 e 10. Il Signore disse a Paolo: «Non temere, ma continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città». Che risposta! La mattina seguente Ellen era impaziente di incontrare quel popolo e anche io. Avevamo un indirizzo a cui non eravamo ancora ricorse. Era l'indirizzo di una piccola casa in una strada secondaria dove una volta abitavano alcuni cristiani che conoscevamo. Partendo a piedi dall'albergo, Ellen trovò la strada e si fermò davanti a una squallida porticina, sciupata dalle intemperie con molte crepe. Bussò coraggiosamente. Un omino molto abbronzato, con una fitta rete di rughe intorno agli occhi, aprì la porta con circospezione. Ellen non sapeva lo spagnolo, ma presentò la sua Bibbia e uno dei miei libri che era stato tradotto in spagnolo.
L'uomo guardò i libri e quindi di nuovo Helen. Helen sorrise, indicò il mio nome sul libro, poi indicò verso la città. Improvvisamente il volto dell'uomo si rischiarò, spalancò la porta e gridò: «Corri! Corri, Ten Boom sta qui! E lei sta in Abana!» Helen entrò e vide che la camera era piena di uomini inginocchiati sul pavimento. Erano pastori che si incontravano ogni settimana a pregare per ottenere l'aiuto di Dio nel loro difficile ministero. Helen si affrettò a ritornare all'albergo e ben presto fece la conoscenza di questi meravigliosi uomini di Dio. Distribuimmo tutti i nostri libri e ci facemmo molti nuovi amici tra la gente di Dio. Davvero, Dio aveva un gran popolo in quella città. Capitolo 29. Il barattolo delle benedizioni. Ecclesiaste, capitolo 11, verso 1. Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Molte volte nei miei viaggi intorno al mondo ho dovuto ricorrere all'ospitalità dei cristiani. Dall'epoca del mio primo viaggio in America, quando fui accolta dalle persone di Dio a New York e più tardi da Abraham Vereide a Washington, ho sempre conosciuto l'affetto e la generosità del corpo di Cristo. Fu durante uno di questi continui viaggi, quando la mia casa era costituita unicamente dalla mia grossa valigia, che fui invitata a fermarmi presso alcuni amici nel Colorado. Non mi sentivo bene, avevo bisogno di riposo. La mia ospite mi introdusse nella sua bella casa ornata da alte colonne bianche, mi fece salire le scale coperte di tappeti e mi portò in una confortevole camera. Dalle finestre potevo vedere il cielo chiaro, azzurro, che incorniciava le montagne rocciose innevate. Essa quindi mi mise le braccia intorno al collo e disse: «Corri, questa è la tua camera, sarà sempre a tua disposizione». «Questa camera, per me?» Non riuscivo a crederci. Un posto nel quale poter vuotare la valigia, appendere gli abiti, tirar fuori le carte e mettere la Bibbia su uno scrittoio. Dopo i grigi tempi del campo di concentramento, avevo sempre desiderato colori vivaci, come un assetato desidera l'acqua. Questa camera, lo scenario esterno, erano pieni di colore. Volevo piangere, come piange un bambino quando è felice, ma ho imparato a controllare le mie lacrime e mi accontentai semplicemente di esternare al Signore la mia profonda gratitudine. Il Signore è tanto buono, perché mi ha dato tanti amici, proprio così, sparsi in tutto il mondo. Fu durante uno dei miei soggiorni in questa casa nel Colorado che ricevetti una telefonata di prima mattina. Ero già sveglia perché volevamo partire quel pomeriggio per Washington, dove avrei tenuto una serie di conferenze organizzate da Vereide. La telefonata era di Alicia Davidson, figlia di Vereide. «Oh Alicia, non vedo l'ora di incontrarti, ci penso con tanto piacere. Come pensa alle riunioni che avremo nella tua comunità?» Vi fu una pausa. Quindi Alicia disse: «Zia Corri, papà è andato col Signore». «Oh, Alicia», balbettai, ma non riuscii a dire altro. va bene, zia Corri», disse calma, «ti ho chiamata proprio per chiederti di venire a stare con noi. Non avremo le riunioni, ma sta arrivando tanta gente, desideriamo che tu sia con tutti noi. Sarò da te oggi pomeriggio», dissi. Dopo una breve preghiera per telefono, riattaccai. Mi affrettai a sistemare i miei bagagli, ricordando tutte le cortesie che mi erano state usate da quella meravigliosa famiglia e dai loro molti amici. Molte volte mi sono trovata di fronte alla morte, ma resta sempre un vuoto nel mio cuore quando qualcuno che conosco ed amo parte per raggiungere il Signore. Né potevo pensare che appena 2 anni più tardi sarei andata di nuovo a Washington per sedere in quella stessa chiesa presbiteriana, non per assistere ad una commemorazione di Abraham Vereide, ma per partecipare alla riunione in onore di Alicia, che sebbene ancora giovane e bella sarebbe morta a Hong Kong durante un giro missionario con suo marito Howard Davidson. Fu ricevuta affettuosamente dai miei amici di Washington. Sebbene tristi, si rallegravano nel Signore. Quella sera, dopo che mi fui ritirata nella mia camera, pregai. «Signore», chiesi, «perché la gente è così gentile con me? Sono semplicemente una vecchia olandese. Perché vengo trattata così cortesemente e mi viene offerta tanta ospitalità?» Allora il Signore mi ricordò il barattolo delle benedizioni di mia madre.
La nostra casa di Harlem non era veramente grande, ma aveva grandi porte sempre aperte. Suppongo che molti degli ospiti che venivano alla Baie non si siano mai resi conto della nostra lotta per sbarcare il lunario. Tuttavia, molte persone sole trovavano in casa nostra un posto per fare musica, per essere allegre, per conversare su argomenti interessanti. C'era sempre un posto in più al tavolo da pranzo ovale, sebbene la minestra fosse un po' acquosa quando si presentavano tanti ospiti inattesi. Tutta la nostra casa era concentrata sul ministero del Vangelo. Tutti coloro che venivano a trovarci erano operai del Regno di Dio o gente che aveva bisogno di aiuto. La mamma amava tutti i suoi ospiti. Quando giungevano, spesso dimostrava il suo affetto lasciando cadere una monetina nel barattolo delle benedizioni. Il barattolo delle benedizioni era una piccola scatola di metallo riposta sulla credenza vicino al tavolo da pranzo ovale. In essa si raccoglieva il denaro per le missioni tanto vicine ai nostri cuori. Ogni volta che la nostra famiglia veniva benedetta in modo particolare, mamma lasciava cadere del denaro nel barattolo come offerta di ringraziamento al Signore. Ciò valeva in modo particolare quando papà vendeva un orologio costoso o riceveva del denaro extra per aver riparato un'antica pendola. Ogni volta che arrivavano dei visitatori, mamma apriva le braccia e dava loro il benvenuto. Quindi, per dimostrare quanto effettivamente apprezzasse la loro presenza, diceva: «Una monetina nel barattolo delle benedizioni per la vostra venuta». Se si trattava di un visitatore speciale, vi metteva addirittura un ventino. Poi a pranzo, papà benediceva sempre i visitatori, ringraziando Dio perché la nostra casa era onorata dalla loro presenza. Era sempre un'occasione speciale per tutti noi. Ricordo bene la cognata di un ministro di culto che trascorse una notte da noi. La mattina successiva zia Anna andò nella sua camera e trovò il lenzuolo arrotolato come una corda e gettato di traverso sul letto. «Che cos'è questo?» chiese zia Anna. La donna scoppiò in lacrime. «Devo confessarle che la notte scorsa ho tentato di suicidarmi. Arrotolai il lenzuolo come una corda e me lo legai intorno al collo per saltare poi dalla finestra, ma mi ricordai della preghiera fatta al tavolo da pranzo quando il signor Ten Boom ringraziò Dio per la mia venuta fra voi. Dio mi ha risparmiato la vita con quella preghiera». Dopo i giorni di Washington, continuai i miei viaggi da vagabonda per il Signore. Nella mia mente era fresco il ricordo dell'ospitalità dei miei cari amici. Ricordavo il barattolo delle benedizioni di mamma e le preghiere di papà. Spesso debbo ricorrere all'ospitalità dei cristiani. La gente di Dio è così generosa da aprirmi le proprie case e molte volte, quando appoggio il capo su un cuscino estraneo che è stato benedetto dall'amore dei miei amici, mi rendo conto di godere la ricompensa per le porte aperte e i cuori aperti della Baie. Il cielo sarà meraviglioso, ma già qui sulla terra sto godendo una casa con molte stanze.